Raimondo Ricci è tornato in Italia, ha proseguito il suo impegno per le libertà civili. Sì, io mi sono recuperato gradualmente la mia esistenza, mi sono iscritto al Partito Comunista già nel campo di Mauthausen, ho depositato la lettera con la quale la sezione di Mauthausen del Partito Comunista Italiano, la lettera che mi ha consegnato da portare ad Imperia, indirizzata ai compagni del Partito Comunista di Imperia, in cui si diceva che io nel campo mi ero comportato bene, se non c'erano controindicazioni nella mia vita antecedente questa esperienza, quindi antecedente all'arresto, poteva essere ratificata la mia iscrizione al Partito Comunista Italiano. E questo dà l'idea di che cos'era il Partito Comunista allora, perché il periodo antecedente alla mia internamento nel campo di Mauthausen era evidentemente un periodo nel quale io avevo pochi anni e del resto in cui io avevo fatto la scelta della resistenza armata contro il nazismo e contro il fascismo, insomma, questo. Ma nella tua carriera politica, che prosegue, perché diventi consigliere comunale. Sì, mi sono sempre occupato, io ho fatto l'avvocato, un avvocato, diciamo, ho fatto anche una buona carriera dal punto di vista dell'avvocatura, però a poco più di 56 anni, sono entrato in Parlamento, ho fatto due legislature alla Camera dei Deputati, una legislatura al Senato e poi ho svolto un periodo nel Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, che è stata un'altra esperienza molto interessante, e mi sono sempre occupato di problemi della giustizia, eccetera, perché dopo il mio ritorno dall'esperienza della Seconda Guerra Mondiale, il mio impegno è stato prima quello di testimoniare, perché c'era una richiesta di testimonianza continua nei confronti miei e dei pochi superstiti a questa esperienza. Mi ricordo che siamo stati insieme ad Alberto Todros al Casinò di Sanremo a fare un grande meeting per raccontare la nostra esperienza. Lui è stato deportato e si è salvato anche lui e con suo fratello dal campo di Mauthausen, e abbiamo raccontato la nostra esperienza dal palcoscenico del Casinò di Sanremo nel ponente, nell'estremo ponente ligure. Ecco, questa è stata, diciamo, uno dei modi attraverso cui, però il modo più efficace è stato quello di laurearmi, e difatti io alla fine del 1946 mi sono laureato in giurisprudenza e ho iniziato a fare l'avvocato, attività che ho continuato a svolgere fino al momento in cui, entrato in Parlamento, ho mantenuto lo studio professionale più per svolgere la mia attività parlamentare, ma praticamente non ho più esercitato la professione da allora, perché mi sono dedicato all'impegno politico e soprattutto l'impegno relativo a così cercare di valorizzare le esperienze che avevo maturato e fare il possibile nelle varie realtà anche molto contraddittorie che si sono verificate in Italia in tutto l'arco del dopoguerra fino ai giorni nostri. Tu sei stato anche uno dei protagonisti del 30 giugno 1960. Sì. E poi come avvocato hai difeso molti degli accusati. Ho difeso moltissimo, sì. Ho molto difeso,
ho difeso i lavoratori, ho difeso partigiani perseguitati, perché dopo l'entusiasmo del 25 aprile, c'è stata in Italia una sequenza, anche a volte anche molto drammatica, di tentativi di tornare all'indietro rispetto alla liberazione del paese, ai due grandi risultati della opposizione al fascismo e al nazismo. I due grandi risultati sono stati la trasformazione del nostro paese da monarchia a repubblica, e l'altro è stato quello della elaborazione e dell'approvazione della Costituzione della nostra Repubblica. Due grandi momenti positivi, ai quali però ha seguito un periodo di rigurgiti all'indietro, il tentativo appunto di ritorno del fascismo, giugno del 1960, io ero iscritto al Partito Comunista. Come iscritto al Partito Comunista io ho sempre fatto grandi battaglie di libertà, è una cosa che per l'attuazione della Costituzione, per esempio, ci sono stati ostacoli terribili in questo senso, ritardi, ma in qualche modo si è andati avanti. I rigurgiti del fascismo sono stati debellati, poi c'è stato il periodo delle stragi nere e delle stragi delle rosse, delle stragi così del terrorismo rosso, insomma. Poi c'è stato il tentativo del colpo di Stato, generale De Lorenzo, poi ci sono stati i tentativi di deviazione da una autentica democrazia, pensiamo alla loggia massonica P2, che è stato un tentativo molto grave, e poi i tentativi del colpo di Stato, generale De Lorenzo e così via, che è stato forse il tentativo più drammatico, perché in quel periodo abbiamo persino rischiato noi una seconda deportazione se questo tentativo fosse andato avanti. Per fortuna anche quello siamo riusciti a debellarlo, insomma, il popolo italiano non lo ha consentito. E queste esperienze in qualche modo sono state vissute anche nel ricordo di quello che era il nostro passato nei campi, il nostro passato nella resistenza, nella deportazione, in tutto ciò che aveva appunto rappresentato quel periodo terribile della nostra esistenza. E io credo che questo passato serva anche e forse soprattutto oggi, in cui il nostro paese sta attraversando una fase, un periodo che è forse uno dei più preoccupanti, in qualche modo dei più drammatici rispetto a tutta la storia del dopoguerra. Non che il fascismo possa essere riprodotto, io non credo che questa prospettiva ci sia, ma certo che le tensioni autoritarie, il dilagare della corruzione, l'incapacità di governare in base ai sistemi, alle regole della Costituzione, il tentativo di manipolare e di annullare la portata effettiva della nostra Costituzione, potrei entrare nel dettaglio ma non è il caso di farlo, il fatto che gran parte del popolo italiano, o per un senso di impotenza, o per una indifferenza, o perché troppa parte degli italiani si rinchiude nel suo privato e non è capace di guardare al di là del proprio naso, insomma, la situazione che si sta sviluppando nel nostro paese, in Italia, noi ci stiamo incamminando verso un degrado, verso un, diciamo così, incapacità di affrontare le sfide del presente, che è veramente una situazione estremamente grave e che, diciamo, pur in situazioni diverse rispetto a quelle
del passato fascista naturalmente, ma anche del passato post-fascista, tuttavia anche oggi ci fanno pensare che bisognerebbe che gli italiani si mobilitassero e riuscissero a comprendere fino in fondo che occorre una volta di più combattere contro questa deriva per ridare al nostro paese quelle possibilità di sopravvivenza e di realizzazione dei beni della democrazia che noi abbiamo saputo riconquistare e che purtroppo oggi rischiano di essere superati dagli eventi. Tu hai dato anche un grande contributo alla ricostruzione della storia dell'antifascismo nella nostra regione e hai rifiutato la dimensione retorica di slogan a cui tante volte l'antifascismo è stato ricondotto, individuandone anche le contraddizioni, gli errori, e sapendo che il modo migliore per conservare la storia è conoscerla e dirne la verità dei fatti. Sì. Io c'è uno slogan che riassume questa mia coscienza, cioè per comprendere e affrontare il presente bisogna conoscere il passato. E io sono assolutamente convinto che soltanto una conoscenza storica, vera, autentica del passato è l'esempio di un passato che non può essere confinato soltanto alla mia generazione, perché la mia generazione è alla fine dei suoi giorni, soltanto se questo passato viene proiettato anche a una generazione o a più generazioni che sono successive a quella a cui io appartengo, sarà possibile veramente riuscire a portare avanti quei valori, quegli impegni, quelle, diciamo, quelle prospettive che sono state le prospettive in nome delle quali noi siamo riusciti a liberare il nostro paese dai totalitarismi moderni. Grazie di tutto, Raimondo. Grazie a te.